Buongiorno, benvenuti a tutti, ben ritrovati in questa sala che sempre ci ospita con grande entusiasmo. Rally Tirreno-Messina 2024, 21esima edizione del Rally Tirreno-Messina, gara organizzata da Top Competition, valida per la Coppa Rally Nona Zona, la serie propedeutica ai massimi campionati nazionali. Non parleremo più di realtà divise tra amministrazione e organizzazione e altri partner. La realtà da quest'anno è unica perché c'è una grande comunione di intenti che adesso i relatori ci potranno ben illustrare. C'è sempre il supporto dell'Automobile Club Messina e il rally è valido per il campionato regionale, ovvero l'ambita e partecipata serie promossa dalla delegazione ACI Sport Sicilia, quindi un campionato che vanta molti piloti, molti equipaggi assolutamente importanti e che è sempre più ambito per la visibilità che offre. Allora, si parte finalmente con questo 21esimo rally del Tirreno a Messina, siamo pronti finalmente a un'altra grande edizione. Sì, un'altra grande edizione, ci si lavora già da un anno prima per preparare tutti i vari dettagli. Sì, torniamo a Messina, torniamo con il rally in città e chiaramente manca dal 2004 l'ultima edizione del rally di Messina. Quindi abbiamo concentrato tutto su Messina, chiaramente faremo la partenza a Piazza Duomo e la parte logistica all'esterno del parcheggio del Pararescì fino a San Filippo. Ci sono novità in questa edizione? Sì, le novità sono che praticamente abbiamo avuto l'adesione del vice campione del mondo François Delecour, che viene a correre qui con una Skoda, del team Pavel, e chiaramente questo sicuramente attirerà tanto pubblico, insomma, e di questo chiaramente ne siamo onorati. Sappiamo che il pubblico di Messina, insomma anche della provincia, ama il rally perché ci sono delle strade molto particolari che veramente sono battute tantissimo dal pubblico, e quindi era un appuntamento che aspettavamo un po' tutti, sia in provincia che in città. Sì, i messinesi sono molto affezionati a questo tipo di manifestazione, chiaramente saranno sicuramente in tanti, infatti stiamo lavorando anche sul discorso delle chiusure delle strade per quanto riguarda le prechiusure con i volontari, con gli ufficiali di gara, con le forze dell'ordine, quindi ci aspettiamo di sicuramente tanto pubblico. Chiaramente dico, siamo anche onorati di avere la partecipazione dei piloti messinesi che sicuramente sono diciamo affezionati alla gara, ci tengono tanto, e anche a tutti, diciamo, i campioni regionali che parteciperanno per avere i punteggi per il campionato. Diciamo che stiamo lavorando in questi anni e anche in questi periodi affinché questa tappa, questo appuntamento non sia solo sporadico, ma diventi, come abbiamo cercato di fare in questi ultimi anni, un punto di riferimento così come era tanti anni fa. Assessore Minutile è sempre presente e puntuale, oltre che per passione anche per competenza, e quindi quest'anno qualche novità importante, sperando davvero che i prossimi anni portino ulteriori soddisfazioni a un territorio che anche nell'ambito sportivo, in quello del rally, può fare la differenza. Infatti sappiamo che a Messina sono molti gli equipaggi che aspettavano questo momento, e sappiamo appunto dal 2004, se non ricordo male, e ci saranno tantissimi messinesi a partecipare, e sappiamo ci sono anche dei nomi importanti quest'anno. Nomi importanti, ci sono nomi che, ripeto, porteranno in alto la nostra bella città anche nel campo sportivo. Tanti messinesi, vuol dire che il rally è uno sport sentito, il nostro territorio si presta, e quindi sotto questo punto di vista ben vengano appuntamenti come questo. Un ritorno alla grande, abbiamo avuto l'opportunità di avere anche l'onore di ospitare François Delecour, vice campione del mondo del WRC, e quindi per noi è una situazione d'orgoglio per la città. Come abbiamo detto, anche tantissimi messinesi, tanti equipaggi messinesi aspettano questo momento. Sì, aspettano questo momento da un anno praticamente, perché dopo l'edizione dell'anno scorso si parlava delle prove sui Colli Peloritani fatte in un certo modo alla vecchia maniera, ritorno alla Roccavaldina con il salto, quindi un ritorno alle origini vere e proprie del rally internazionale Città di Messina, che auspichiamo che questo Tirreno raggiunga sempre mete più ambite. Ma anche per voi, per l'organizzazione, per curare tutto, insomma, sicuramente avete avuto bisogno di tantissimo tempo, insomma un'organizzazione particolare per questo momento, per questo rally, anche sulle strade e tutto il resto, per la protezione. Ma guardi, noi siamo a supporto degli organizzatori, naturalmente si sviluppa il rally anche su strade che non sono di competenza comunale, quindi c'è una collaborazione tra più enti, c'è l'ANAS, c'è la città metropolitana, c'è il comune, ci sono anche i comuni limitrofi. Devo dire che questa sinergia porta a buoni risultati. L'anno scorso abbiamo fatto questa prova a riportare un'edizione del rally di Tirreno Messina,
come vedete ci è piaciuto tanto, lo abbiamo accolto, l'abbiamo messo addirittura a regime, quindi strutturato in quello che è il programma delle manifestazioni sportive più importanti che la città possa offrire. Quest'anno, anche quest'anno, poco fa parlavo con l'ingegnere Rinaldi, ci saranno circa 85 equipaggi, ho letto che ci sarà, lo diranno poi gli altri, ma ci sono anche, diciamo, piloti internazionali che verranno a gareggiare o comunque a testimoniare l'importanza di questo evento. Sapete bene che tutto partirà dal Palarescipe, quindi abbiamo attrezzato, perché noi siamo soprattutto utili e bravi, perché questo poi l'evento, la verità è che l'evento ha tutto un retropalco, fatemi lasciare dire, che è il lavoro che facciamo con l'assessore e con tutta l'organizzazione affinché, come diceva il sindaco, anche contestualizzando il 10 agosto tutta la serie di eventi in contemporanea, riusciamo comunque a gestirli, ci auguriamo, perché quest'anno abbiamo veramente esagerato, che questi eventi contemporaneamente possano convivere. Riteniamo che possano convivere, la partenza sarà dal Palarescipina, ma in effetti le macchine arriveranno a Piazza Duomo, dove ci sarà poi la partenza ufficiale. Lei è la memoria storica di tutto quello che è stato il Rally a Messina. Finalmente, insomma, stiamo per tornare ai fasti di qualche anno fa. Sì, ci stiamo provando. Certo che è cambiato tutto, è cambiata la normativa, è cambiata il modo di fare le gare. Dovete ricordarvi che ai tempi in cui eravamo campionato d'Europa facevamo 250 km di prove speciali e quindi ci potevamo permettere il lusso di farne altri 500 di trasferimento. Per rally come funzionano adesso in Italia, in cui sono 60-70 km di prove speciali, certo non possiamo fare 300 km di trasferimento, quindi dobbiamo stare più vicini alla città se partiamo da Messina, però non possiamo fare delle prove molto lunghe, per esempio, e sono tanti problemi che tecnicamente bisogna risolvere. Comunque ci stiamo provando, gli organizzatori sono molto bravi, ci proviamo, il pubblico ci deve dare una grossa mano d'aiuto, su strada devono stare accorti, messi in posizione di sicurezza nelle zone loro riservate. Questo è fondamentale, perché chiaramente se potevamo fare delle prove speciali sui Nebrodi a mille rotti metri di altezza, probabilmente già scremavamo molto il pubblico. Qui già è diverso, ecco, che vengano a Piazza Duomo a vedere le macchine da vicino ed è meglio. Noi ci stiamo attrezzando, per esempio, lo raccontavo poco fa, non so se ho tempo di dirlo, io ero lo steward italiano adesso al rally di campionato d'Europa a Roma, e un concorrente che non si è fermato nonostante avesse il segnale sul suo display di SOS, e noi sapevamo a quanti metri dall'incidente lui è stato avvertito, a che velocità è passato da lì, non si è fermato, infatti l'abbiamo stangato in maniera retrocesso in classifica di diverse posizioni, ed era uno che andava per la maggiore. Ecco, riusciamo a controllare quasi tutto, però quindi la collaborazione del pubblico è fondamentale. Infatti, abbiamo sentito tecnologia, e soprattutto adesso c'è appunto tanta tecnologia, però ancora una volta il fattore determinante è proprio anche il pubblico, che ha bisogno di essere non educato ma soprattutto messo in situazioni di tranquillità. Noi in tempo reale sappiamo se la macchina si muove, se è ferma, a che altezza è, quindi rispetto alla sede stradale, ci vuole la collaborazione di tutti lo stesso. Insomma, ci auguriamo che finalmente si torni a correre in quelle che hanno detto sono forse le strade più belle da percorrere per un rally. Sì, come dicevo io, quelle più belle sono magari un attimino più lontane, ecco, vedremo come fare in modo da poterci arrivare più in sicurezza e tecnicamente fattibile. In questo momento non è fattibile la cosa, però ecco, ci stiamo lavorando. Questo rally finalmente torna, ma come lo vivete voi, che avete già sicuramente vissuto in prima persona? Ma noi la viviamo bene, come sempre, perché è un divertimento, quindi quando fai qualcosa che ti diverte lo vivi in maniera con l'ansia che si avvicini prima possibile il giorno della gara. Ovviamente per noi, essendo la gara di casa, c'è quella cosa in più che ti attira, che ti attrae. Quest'anno mi cimento alla guida, anche se non è il mio ruolo, perché io ho sempre fatto in 32 anni di carriera quasi sempre il navigatore, quindi non avendo la disponibilità del pilota con cui corro tutta la stagione, che è Marco Pollara, col
al quale l'anno scorso abbiamo vinto proprio questa gara. Mi divertirò dal lato sinistro, provo a capire come funziona dal lato sinistro, e ovviamente andrò a fare il tifo per l'altro mio pilota con cui corro nel campionato italiano terra, che è Marcello Rizzo, che l'anno scorso ci siamo tra virgolette scannati per la vittoria, e quest'anno farò il tifo per lui invece. E quindi insomma quest'anno avete un concorrente particolare, insomma ha passato, cioè, praticamente da un sedile all'altro, però credo che cambi tanto, no? Eh sì, è totalmente un altro ruolo. Quest'anno Maurizio ha deciso di fare il pilota e quindi stiamo uscendo anche insieme per cercare appunto di dargli alcune dritte per migliorare la sua performance, ma conosce bene l'abitacolo da rally. È vero che è molto abituato a stare sulla destra, però anche a sinistra non se la cava male, dai. Abbiamo parlato di sicurezza, voi che siete dentro l'abitacolo, come la vivete, nel senso con il pubblico a volte troppo vicino a voi? Ma quella è una cosa molto importante. Tra le altre cose, io sono un supervisore alla sicurezza per la Federazione Italiana AC Sport in Italia, quindi da 8 anni che faccio parte del progetto come supervisore mi occupo proprio della sicurezza, e ti posso garantire che sono stati fatti grandissimi passi avanti, ma grandissimi. Penso che l'Italia sia la nazione, anzi non penso, lo dico con presunzione, l'Italia penso che sia la nazione che sotto l'aspetto sicurezza sia più avanti rispetto a tutte le altre nazioni. La viviamo ovviamente, avendo questo ruolo abbiamo l'occhio tecnico che magari rispetto a chi non fa questo svolge questo ruolo, ce ne accorgiamo, ecco, di tante piccolezze che se non sono a posto ce ne accorgiamo prima di qualche altro. Però sicuramente, ecco, anzi lancio questo appello, è una giornata di divertimento, deve essere una giornata di divertimento per tutti, principalmente per il pubblico che qui è tantissimo come ogni anno, quindi un consiglio, una cortesia, ecco ragazzi, sentite quello che vi dicono i commissari di percorso, quando vi dicono delle postazioni non sono sicure, ascoltateli, perché sicuramente non hanno motivo di dirvi o di disturbarvi, se ve lo dicono è perché magari hanno delle competenze in più rispetto a voi, e quindi ascoltate, perché così ne va per tutti, e è efficace per tutti il loro consiglio. Quindi. Tornando a questo rally, tornando soprattutto alla passione, ma come nasce la passione per il rally, per l'auto, per la guida, insomma, dai kart, da che cosa? Allora, la mia passione per questo sport nasce in maniera tipica, in quanto la mia famiglia da sempre contraria al motorsport, da sempre contraria. Io da piccolo abitavo sul Via Annunziata e ricordo che da piccolo scappavo di casa di notte per vedere le macchine che andavano a fare la prova di Campi d'Italia e l'Internazionale di Messina. Perciò scappavo con ogni mezzo che avevo a disposizione, bicicletta, motorini, all'epoca c'erano i primi scooter, e scappavamo ad andare a vederci a Campi d'Italia queste vetture. In quegli anni c'erano anche le assistenze volanti, perciò in prossimità della prova c'erano i team ufficiali che preparavano le officine, ed era davvero molto emozionante. Poi quando sono diventato un po' più grande ho avuto, anche grazie a Mauro Amendolia, che è il mio papà nei rally, che oggi purtroppo non c'è più, ho avuto l'opportunità di fare un corso navigatore da lui indetto. Ho vinto questo corso navigatore dove lui era uno degli istruttori del corso navigatore, e da lì ho iniziato appunto a salire in macchina, prima come navigatore e poi negli anni seguire come pilota. Rally Tirreno Messina è nato, e qualcuno della vostra redazione lo sa bene, è nato nel 2004. E beh, siccome sono tornato apposta dal viaggio di nozze per l'amicizia, per la stima che mi lega a Top Competition e soprattutto per la fiducia che ho in questa realtà così professionale, allora per questo condividiamo tutti i fini di questo rally. I fini sono sicuramente quello agonistico, che negli anni ha portato a una crescita esponenziale di questo successo prettamente sportivo, ma anche il loro dialogo col territorio, la loro condivisione di intenti con il territorio, perché si sono prefissi sin dalla prima edizione che il pubblico doveva essere un attore coprotagonista, e quello in Sicilia è una costante, che le strade dovevano essere sempre più selettive e più spettacolari, e lì ci sono riusciti. Poi, siccome Messina aveva questa forte deficienza che non aveva più la sua amatissima gara, e allora si sono impegnati con grande competenza, grazie anche al supporto della Federazione e della Delegazione AC Sport Sicilia, e con la città metropolitana di Messina, il rally è tornato al suo posto. Piazza Duomo nuovamente, lì è stata un'emozione che effettivamente ancora mi ricordo quando sono risalito su quel palco, che la pelle d'oca si è fatta sentire parecchio. All'ombra del campanile più famoso del mondo, e lì per tutti quanti noi
che amiamo questo sport e che amiamo Messina, ritengo che sia un risultato che dobbiamo condividere. Quest'anno vice campione del mondo rally, tanti equipaggi, uno più bravo dell'altro, alcuni già li avete pure intervistati, perché gli equipaggi messinesi sono ai vertici in Italia, tutti i migliori equipaggi della nostra regione, tantissimi giovani che si stanno facendo avanti e soprattutto quel pubblico che ci invidiano forse anche in tutto il mondo. Tu hai un grande merito, la divulgazione, cioè sì. È importante far conoscere al grande pubblico cos'è un rally, sì. Come bisogna approcciarsi al rally e quanto è importante anche appunto la collaborazione tra il pubblico, le istituzioni e voi che organizzate, tutti quelli che organizzano. Sai, qui è il principio delle regole e dei migliori principi, del migliore spirito dello sport. Lo sport significa rispettare le regole. Ora, se vogliamo essere sicuri in qualsiasi ambito, sulla strada soprattutto, perché per adesso questo è un argomento che sta molto a cuore all'Automobile Club d'Italia, occorre rispettare le regole. Il pilota più veloce del mondo non sarà mai un campione se non rispetta le regole. Quindi il rally può essere uno spettacolo solo se tutti rispettiamo le regole. Quindi loro sono gli equipaggi in gara che noi vediamo e che ci esaltiamo a guardare. Noi siamo gli attori coprotagonisti e dobbiamo rispettare le regole che ci vengono date dalle forze dell'ordine, dal direttore di gara, attraverso gli ufficiali di gara. Quindi se tutti facciamo questo, come da sempre è stato fatto a Messina, e allora il rally sì che ha un grandissimo futuro.